un piacere ritrovarsi qui con l'Aventador, una macchina straordinaria nella storia di Lamborghini, una storia che è cominciata nel 2011. Siamo al 2022, per l'Aventador è tempo di pensione perché arriveranno presto i nuovi modelli ibridi e ovviamente anche con nuove denominazioni. Però l'Aventador è al canto del cigno con questa vettura, è una vettura che si chiama Ultime, Ultime alla latina plurale perché sono due in realtà, è la normale Lamborghini Aventador e questa Roadster ovviamente con il tetto che si può asportare come abbiamo fatto in questo momento. Condensa il meglio di quella che è la tecnologia di Lamborghini, è un'auto con una cilindrata di oltre 6.000 centimetri cubici, 780 cavalli, ha una velocità massima di 355 km/h e scatta da 0 a 100 in 2,9 secondi. Queste sono le prestazioni davvero straordinarie dell'Aventador che abbiamo avuto la possibilità di provare. È il canto del cigno di un modello, ma è un canto del cigno straordinario, un addio che lascia ai patiti, agli appassionati di Lamborghini, un modello speciale. 250 sono le Lamborghini in versione Roadster, 350 in quella normale e sicuramente nei garage e anche nelle vite di questi appassionati resteranno dei modelli inimitabili.